Ciao a tutti amici e ben ritrovati in compagnia del vostro MacTube. Oggi qui con noi abbiamo un mouse da gaming marchiato Razer. Un attimo che leggo qui il nome perché è davvero molto difficile da pronunciare. Basilisk. Eccolo qui il nome del mouse. Powered by Razer Chroma, quindi RGB, dedicato ai videogiocatori, ma anche per chi vuole un mouse che faccia più o meno tutto, dalle buone caratteristiche. E quindi dopo un utilizzo di un mese, quindi l'ho provato davvero molto intensamente tra gaming, tra navigazione, tra montaggio video, quindi davvero un utilizzo a 360 gradi, sono qui pronto a darvi le mie considerazioni su questo Razer, un attimo, Basilisk. Allora, all'interno della confezione, oltre al mouse che ho già qui collegato al mio PC, troviamo un manuale di istruzioni, eccolo qui, purtroppo non c'è la lingua italiana, ma c'è comunque l'inglese per chi lo mastica, e poi un combo di stickers Razer davvero molto carini da attaccare dove vogliamo. Oltre alla solita dotazione, troviamo un paio di, vedete qui, i pulsanti che vanno innestati nell'apposito alloggiamento che troviamo sul mouse per poter andare a controllare diverse cose, tra cui una funzione molto interessante che vi farò vedere in seguito quando andremo sul PC e al software. Perché parlando anche del software, io credevo che bastasse scaricare il software dedicato ai prodotti Razer, che per chi diciamo bazzica un po' il mondo del gaming si chiama Synapse. Però dopo un po' di tempo, o meglio dopo pochi istanti che lo stavo utilizzando, vedevo che il mouse non veniva riconosciuto dal software e quindi non potevo andare a sfruttare le feature, tra cui il cambio dei DPI, il cambio della colorazione, perché ricordiamo il mouse è Powered by Chroma, quindi colorazione RGB, abbiamo moltissimi colori e moltissime animazioni. E quindi andando sul sito Razer e scaricando il software Synapse non avremo possibilità di fare queste cose. E allora io sono andato a vedere nel manuale di istruzioni, perché di solito io non leggo manuale di istruzioni, però in questo caso sono dovuto andare a ricorrere a questa opzione, e ho scoperto che per far funzionare i driver, o meglio tutte quante le funzionalità del mouse, bisogna andare a scaricare il Synapse 3, che è ancora in beta. Quindi questo che significa? Non è la versione ufficiale del Synapse, ma una versione sperimentale quasi definitiva, perché ho riscontrato qualche bug, ma comunque nulla di che, è perfettamente funzionante, tutte quante le funzionalità sono funzionali, quindi funzionano. E diciamo anche la grafica è davvero fatta molto bene. Dopo vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricare il software, quello lì esatto. E una volta installato e fatto tutto quanto quello che bisogna fare normalmente con i programmi, andiamo a collegare il mouse al nostro PC e ci verrà riconosciuto finalmente il nostro mouse Razer Basilisk. Spero di averlo pronunciato bene, ma comunque ci siamo capiti. E facendo ciò possiamo andare a controllare diverse cose, che dopo ve lo farò vedere al PC tramite la cattura dello schermo. Vi faccio vedere tutto quanto il software, come è impostato. Quando riguarda il mouse, è davvero costruito molto molto bene, è completamente in plastica, quindi non aspettiamoci grandi materiali, che vanno però a gioire di leggerezza. C'è chi preferisce il mouse un po' più leggero e più massiccio, chi lo preferisce più leggero. Io devo dire, questo qui è una via di mezzo che non disturba nessuna delle due parti. Un'unica cosa che c'è da segnalare è che non è possibile utilizzarlo con tutte e due le mani, quindi è soltanto per persone che utilizzano la mano destra, quindi destrosi. Le caratteristiche tecniche sono davvero molto interessanti, anche se un po' pompate, se così vogliamo dire, lasciatemi passare il termine, perché è stato molto spinto questa caratteristica dei 16.000 DPI. Io capisco che comunque più i DPI sono e più la precisione e diciamo il valore del prodotto sale, perché comunque il mouse, le cose più importanti sono precisione e materiale. Alla fine più i DPI sono tanti e più la precisione è più diciamo è migliore.
E qui sono stati pompati tanto questi 16.000 dpi che alla fine io comunque li ho provati questi 16.000 dpi, ma anche 10.000 dpi sono davvero molti per un utilizzo normale. Io personalmente lo tengo a 800 dpi sia perché mi trovo meglio nel gioco, nel gaming, ma diciamo che è la sensibilità che più o meno il 90% delle persone utilizza, quindi questi 16.000 dpi sono stati utilizzati un po' per dare un valore in più a questo mouse, che per carità è una cosa grandiosa essere arrivati a 16.000 dpi, ma comunque non è una cosa di cui andare a puntare per acquistare questo mouse. Non è che un mouse da 14.000 dpi è meglio, è peggio di un altro da 16.000 come in questo concetto. È una cosa in più, ma comunque non è che fa tanto fare la scelta del mouse. È una cosa che è molto buona comunque per quanto riguarda delle caratteristiche, è il 5G, quindi una frequenza davvero molto elevata. Abbiamo una connessione standard USB con un cavo davvero molto lungo, quindi ci permette anche di utilizzarlo se abbiamo un PC fisso appoggiato a terra. E sulla parte sottostante abbiamo delle funzionalità che comunque fanno comodo, c'è una rotellina per andare ad aumentare o diminuire la durezza della rotellina, che devo dire anche messa al massimo è una resistenza non proprio altissima, devo dire, ma comunque non è di ferro la rotellina come magari lo troviamo nel G502 della Logitech, che dopo vi faccio un piccolo ragionamento su questo aspetto. Quindi non ci ho trovato nulla di particolare, anche perché la qualità della rotellina per la resistenza e la rotellina in sé del mouse non è che mi abbia fatto proprio impazzire, data la fascia di prezzo in cui si trova questo Razer, che ricordo sulle 60-70 euro, che non sono poche per un mouse. E poi abbiamo un pulsante per il profilo che serve tramite il software. Possiamo impostare di diversi profili di DPI e comunque diversi profili di colore e tutto quanto quello che è collegato alla parte software del mouse, e poi ovviamente il sensore, che può essere calibrato tramite il software in base al tappetino che noi utilizziamo. Io adesso utilizzo uno generico, infatti sul software ho impostato che il tappetino è generico. Poi un'altra cosa da segnalare, ve lo dico subito, è a me non mi ha fatto molto impazzire la sensibilità del sensore, anche se viene molto pompata questa cosa. Io ho notato che a volte non è che si impazzisce, però noto delle diverse sensibilità quando noi andiamo ad utilizzare il pulsante qui in dotazione, perché io ho messo che questo pulsante, dove faccio vedere nel mouse, mi dà la possibilità di andare a diminuire DPI nel momento in cui andiamo a premere il pulsante. Questa è davvero una cosa molto figa. Pensiamo se stiamo giocando a uno sparatutto, noi puntiamo l'avversario magari con un cecchino, la sensibilità del mouse è 800 DPI, possiamo mettere 100 DPI nel momento in cui premiamo questo pulsante. Quindi una cosa molto istantanea che ci farà guadagnare molto la sensibilità, e quindi potremo uccidere l'avversario in modo più velocemente. Comunque, oltre a questo possiamo impostare macro e tutte quante le cose che ci permette di fare il software. Per quanto riguarda il confronto con il Logitech G502, che io anche possiedo, devo dirvi che tra i due io preferisco il Logitech, ma non perché questo Razer è un cattivo prodotto, anzi. Però al prezzo che si equivalgono, il mouse della Logitech è più di qualità per quanto riguarda i materiali, perché abbiamo la rotellina in ferro, c'è la possibilità dei pesi, qui non c'è la possibilità dei pesi, quindi il peso è standard, e diciamo il software è anche più intuitivo. Già il fatto di scaricare un software beta al rilascio di questo mouse, io mi aspettavo almeno che quando venisse rilasciato il mouse il software era definitivo, invece dobbiamo scaricare quello beta, che comunque, ripeto, per chi va ad acquistare questo mouse è una persona preparata, quindi è nel mondo del gaming, nel mondo della tecnologia, ma c'è anche gente che magari non ne capisce più di tanto e prima di poter trovare il software dedicato ci mette un po' di tempo. Quindi spero di aver detto tutto, di aver fatto capire bene il concetto. Sì, ho parlato un po' veloce, ma comunque per non far durare molto il video preferisco essere molto conciso e
preciso, quindi per chi magari non ha capito bene le cose può rivedere il video tranquillamente. Adesso passiamo al computer perché vi voglio far vedere il software come è impostato e dopo alla fine torniamo per le conclusioni finali. Andiamo al PC. Allora, eccoci qui nel nostro desktop, dovete andare a scaricare il programma che vi ho messo in descrizione, cioè Razer Synapse, mi raccomando Razer Synapse 3e, che vi avviso è ancora in beta, quindi diciamo ci potrebbero essere dei bug e comunque è l'unico Synapse compatibile con il nostro mouse Razer attualmente in test. Andiamo ad aprire il programma per andare a vedere un po' come si interfaccia. Attendiamo un po' all'apertura. Ecco, si è aperto qui sotto. Mi raccomando, vi dovete registrare con la vostra email e tutti i vostri dati. Comunque è molto semplice, poi un unico account vale per tutti quanti i programmi Razer. Eccolo qui il nostro dispositivo collegato e riconosciuto, Razer Basilisk, e qui ci sono le diverse funzionalità. Andiamo a cliccare sul nostro dispositivo, il programma è completamente in inglese, ci sono altre lingue però l'italiano non è compreso. Qui vedete ci sono diversi profili che possiamo andare a creare, possiamo andarli a salvare nel nostro, per esempio nella nostra pennetta e quant'altro, e vedete qui su ogni tasto che ci viene rappresentato su questa mappa possiamo andare a fargli svolgere delle funzionalità, tra cui queste qui possiamo andare ad esempio a impostare una funzione di tastiera, quindi andare a premere per esempio la rotellina e far uscire per esempio la lettera A. Magari nel gaming è più funzionale, magari anche in settori magari di programmazione. E quindi queste qui sono le solite funzioni che troviamo in tutti i mouse di questa fascia, che sono diciamo rapportati per il gaming principalmente. Se andiamo nella sezione performance troviamo la sezione dove andiamo a regolare i DPI. Questo mouse arriva fino a 16.000 DPI, come detto vengono pompati così in modo molto, diciamo, vengono spinti molto questi mouse con 1.600, 1.720.000 DPI, però alla fine io mi mantengo sempre sul range delle 800. E una cosa che mi è piaciuta molto è che il tasto laterale, quello che vi ho fatto vedere, quello che vi ho fatto vedere fisicamente, se lo andiamo a premere, vedete, in base al range che abbiamo messo di questo tasto, vedete, 800, poi premo il tasto e diventa 100. Qui possiamo andare ad impostare 5 profili di sensibilità e poi qui abbiamo la frequenza che va da 125 a 1000. Qui sempre possiamo andare a salvare, importare profili, quindi possiamo scambiarceli anche tra computer e computer. Poi abbiamo qui la sezione Lightning che va a interfacciarsi con il Chroma, perché questo mouse è powered by Chroma e abbiamo tutte quante le funzionalità del caso, quindi il controllo della luminosità, della luminosità, quindi alto basso, io ce l'ho al massimo. Poi qua abbiamo degli effetti già preimpostati, quindi poi scegliete voi quello lì che vi piace di più. Poi abbiamo degli effetti avanzati, quindi più elaborati, qui possiamo andarli a, come dire, possiamo andarli a creare noi perché questi qui sono già preimpostati, e invece qui possiamo andare a andare nel Chroma Studio e creare proprio noi dei profili che si adattano più alle nostre esigenze. Poi qui abbiamo il switch off lights, quindi quando il display per esempio è spento, quando non si usa il mouse per alcuni minuti, possiamo decidere se tenere accesa o spegnere la luce. Poi sulla calibrazione abbiamo, vedete qui, possiamo andare ad aggiungere i vari tappetini che Razer ha nel suo catalogo. Io al momento non ne ho uno in particolare, quindi lascio la calibrazione di default. Andando nella sezione Chroma, adesso andiamo,
vi faccio vedere che c'è questa interfaccia davvero fatta molto bene, dove possiamo andare a controllare i due unici LED che sono presenti sul mouse, quindi quello della rotella e quella del logo Razer. Qui possiamo andare ad aggiungere degli effetti, quindi già preimpostati, come l'onda, statico, starlight e quante ne vogliamo. C'è la colorazione RGB, quindi colori davvero infiniti. Qui c'è la palette dei colori che può essere spostata. Adesso vi faccio vedere se riesco a prenderla. Vedete? E possiamo andare a spostarci su un qualsiasi colore disponibile sulla palette colori, vedete? Quindi noi andiamo a selezionare ad esempio la rotellina, la palette colori, vogliamo far tutto quanto di un colore, possiamo andare a mettere le onde e quant'altro. Poi ci sono i profili, che ad esempio se noi cambiamo, a parte che è anche in cloud questi profili, quindi tramite l'account Razer possiamo andare a subito ad accedere ai nostri profili preferiti, e comunque solito che troviamo anche in altri marchi e altri prodotti. E poi qui abbiamo la macro list. Le macro che cosa sono? Anche se utilizzate questo tipo di prodotti sicuramente già saprete cosa servono. Comunque la macro è un vedete qui start recording reaction sequence or manual insert individual actions. Allora, questo qui significa che noi andiamo a fare una sequenza di digitazione, una sequenza di click di mouse, lo andiamo a salvare e noi possiamo assegnare questa sequenza a qualsiasi tasto del mouse. Davvero una cosa molto molto comoda, specialmente per i videogiocatori, ma anche per i programmatori, perché a volte ci sono delle cose che magari bisogna ripetere tante volte e come dire, danno fastidio a ripetere. Invece con un tasto basta cliccare e abbiamo subito quello che ci serve. E comunque questo qui è il Synapse, vi ripeto, in versione beta, quindi potrete riscontrare qualche bug, almeno al momento, però devo dire abbastanza intuitivo, diciamo, rispetto alle altre case produttrici più blasonate, diciamo, è quello che mi sono trovato un po' più in difficoltà, pur essendo un esperto, anche perché è un formato beta, bisogna andarlo a scaricare in un sito che vi ricordo vi ho lasciato in descrizione. A me ci è voluto un po', ho dovuto leggere le istruzioni, perché sul sito Razer, sul Synapse non in beta, il mouse non viene riconosciuto, quindi bisogna utilizzare per forza questa versione. Quindi adesso torniamo alla videocamera e vi do le conclusioni su questo Razer. Quindi alla fine, tutto sommato, di questo Razer che cosa ne penso? Allora, è un mouse che tutto sommato fa quello che deve fare. Abbiamo una colorazione RGB, abbiamo un software che ci permette di andare ad impostare dei valori, la colorazione, andare ad impostare il tasto che mi è piaciuto davvero molto, laterale del mouse, che io utilizzo personalmente per andare a diminuire i DPI. E però quando lo andiamo a confrontare con altri prodotti sulla stessa fascia di prezzo, io riprendo sempre il Logitech G502 perché da qualche anno a questa parte è il mouse di riferimento per quanto riguarda i gamers, ma anche per persone professionali. E devo dire che questo non trovo una motivazione per cui dovrei preferire questo Razer al Logitech G502. Software più intuitivo, materiali più di qualità, come ad esempio la rotellina che è addirittura in metallo sul Logitech G502, e diciamo trovo un po' difficile preferire questo Razer a questo mouse, che si trova comunque nella stessa fascia di prezzo, si trovano all'incirca sulle 50-60 euro tutte e due, hanno le stesse caratteristiche tecniche per quanto riguarda la colorazione, quindi RGB. Qui viene il fatto dei 16.000 dpi a 5G. Non dico che 16.000 dpi siano inutili, perché comunque chi li utilizza per lavoro, per grafica, e comunque una precisione proprio al millimetro, centimetro, come vogliamo dire, fa la differenza, però nell'utilizzo generale 16.000 dpi sono davvero moltissimi. Io vi ripeto, l'ho fermato a 800 perché non ne sento la necessità di averne di più. Però magari c'è chi necessita di 16.000 dpi, allora questo qui è il mouse che fa per lui.
Quindi io spero di avervi fatto capire la mia opinione. È un mouse che tutto sommato funziona bene, software magari ancora in beta, bisogna andare a scaricare sul sito Razer, non si trova facilmente, magari per chi non bazzica nel settore avrà qualche difficoltà. Non proprio intuitivo, devo dire, tra i software che ho provato, tra cui Corsair, Logitech e questo qui Razer, diciamo si trova ultimo in posizione per quanto riguarda la parte intuitiva. Però devo dire, tutto sommato, i 60-70 euro che costa li vale quasi proprio appena appena. Forse se ci trovavamo sulle magari 50 euro, 45 euro, ci avrei fatto un pensierino, anche perché ci sono mouse, diciamo, in quella fascia di prezzo che comunque fanno più o meno le stesse cose che fa questo Razer. Diciamo che noi sappiamo che Razer fa dei prezzi un po' pompati, perché comunque il marchio dà una sua solidità per quanto riguarda la garanzia, il supporto a lungo andare del software, ma anche l'affidabilità dei prodotti, e quindi se li fanno pagare. Però se girovagate un po' in rete, magari trovate qualcosa a un prezzo minore che comunque fa al caso vostro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a cliccare un like a questo video, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao dal vostro MacTube.